Nel video precedente stavamo per raggiungere Downtown, quando abbiamo deciso di effettuare una breve sosta in un luogo speciale. Apparentemente poteva sembrare una via con tante belle case vittoriane, ma qualcosa ha fatto piangere Pamela. Vediamo di cosa si tratta. Emozione di una vita. Casa di streghe. Beh, come dimenticare il vecchio telefilm trasmesso in TV da fine anni 90, del quale, se ancora non lo avete capito, Pamela è una accanita fan tuttora, tanto che una delle mete su cui non era possibile sgarrare era proprio questa. Io, nel mentre Pamela contemplava la Charmed House, ho visitato, a distanza di due edifici, la casa dove Michael Jackson ha girato il video di uno dei suoi più grandi successi, ovvero Thriller. Dalle condizioni in cui si trova sembra perfetta per richiamare zombie come nel video. Che spreco. Dopo 5 minuti sono tornato alla casa di streghe per disincantare Pamela dall'incantesimo che la casa aveva fatto su di lei. Aiutatemi a portarla via perché sennò si passa tutto il giorno qui. Rotta la stregoneria, siamo andati ad un'altra celebre casa ad un isolato da lì. Quella di un certo Toretto. Chi ha visto Fast and Furious sa a chi mi riferisco. Per coincidenza c'era pure una Lamborghini parcheggiata davanti. Ci siamo poi avvicinati a Downtown facendo una piccola sosta per uno dei panorami più belli della città, al Vista Hermosa Natural Park. Non a caso, questa panchina è stata utilizzata in molte scene di film. Il nostro viaggio prosegue nel cuore della città, con una piccola sosta alla Società delle Acque, affiancata dal Music Center, un bellissimo teatro. Scendendo due gradini ci giunge alla vista un altro bel palazzone, quello della City Hall, noto anche come l'edificio di Superman, per poi attraversare un incrocio e trovarsi di fronte a un edificio del tutto singolare, la Walt Disney Concert Hall. Un teatro con struttura esterna interamente rivestita in acciaio. Pensate che fu sabbiato in quanto era talmente lucido che il riflesso surriscaldava gli edifici circostanti e accecava i passanti. A due passi da lì abbiamo raggiunto il Museo delle Arti Contemporanee, con un bel piazzale addobbato con fontane e piante, situato in mezzo ai grattacieli. La loro altezza è immensa, tuttavia qualcosa di veramente piccolo è situato proprio tra loro, ovvero la funicolare più corta al mondo, con i suoi 90 metri di percorso, la Angel's Flight. Il biglietto costa solo $1, ma noi, avendola trovata in manutenzione, abbiamo dovuto farla a piedi. Tanto in discesa vanno anche i cocomeri. Inaugurata nei primi anni del Novecento, serviva a collegare le zone residenziali più esclusive sulla collina all'area commerciale situata proprio lì sotto. Proprio davanti a questa, con un grande ingresso aperto a tutti i visitatori, una parete ricoperta di LED, tra banchi di alimenti di ogni genere ed etnia, spicca il mercato centrale, dove anche la birra non manca assolutamente. Tra scaffali pieni di peperoncini piccantissimi, specialità di pesce, frutta e verdura, abbiamo fatto uno spuntino con una deliziosa tacos di pollo. Usciti dalla parte posteriore del mercato, di fronte al Million Dollar Theater, usato anch'esso per molti film, ci siamo imbattuti in questo edificio, che apparentemente potrebbe sembrare uno come tanti altri, ma una volta entrati abbiamo subito capito che non era uno qualunque. La singolarità delle scale, l'ascensore a vista, le piante esotiche e le ringhiere decorate in ferro battuto ci hanno riportato ad un colossal degli anni 80, Blade Runner, con il mitico Harrison Ford, dove proprio in queste scale è ambientata una scena del film. Conferma che ci è arrivata anche da questa targa affissa sulla parete. Usciti dal Brandbury Building, ci siamo diretti alla volta di Pershing Square, dove tra il rumore del traffico cittadino, palazzoni ricoperti di murales, abbiamo trovato rifugio nella più antica libreria della città, The Last Bookstore, un misto tra la magia di Harry Potter e le classiche scene horror dei film americani. Al suo interno, tra scenografie incantate, si possono trovare libri di ogni genere disposti per categorie e organizzati per entrambi i due piani della struttura. Vanta anche di un caveau mantenuto a temperatura per i manoscritti più antichi. A distanza di un chilometro abbiamo raggiunto la Union Square, la piazza dove tra palme altissime e bei giardini è situata la stazione centrale, che vanta di interni retro davvero di buon gusto, seppur i treni non siano il mezzo di trasporto più utilizzato dai cittadini americani. Abbiamo poi percorso il quartiere latino, dove casualmente ci siamo imbattuti in balli da strada, a base di salsa e samba, per poi arrivare al quartiere giapponese con la sua caratteristica torre. Qui abbiamo trovato negozi tipici, ristoranti di sushi e accessori a base di anime e manga, che ci hanno fatto immaginare di essere dall'altra parte del globo. Siamo al 20° chilometro da stamani e siamo appena venuti via. Ci arrestano. Troppi chilometri in poco tempo. Non era voluto questo. Allora, comunque, siamo stati... Dove? Veniamo via da Japan Town. Elena, molto. La piccola realtà giapponese. Per arrivarci abbiamo trovato un po' di tendopoli. Un po' di tendopoli per la strada, però vabbè, si scansano facilmente.
E adesso ci dirigiamo a Chinatown. Venendo dal Prato poi ne abbiamo già poca, perché insomma faceva male un po' ritornare un po' nella città. Eh sì, perché se pensate che l'America sia soltanto cinema e bella vita, vi sbagliate di grosso. In queste metropoli, tra grattacieli e piazze iconiche, è facile trovare tendopoli di cittadini rimasti senza casa o peggio ancora persone che si sono rovinate a causa dell'utilizzo di droghe. Ed ecco comparire, con le tipiche lanterne rosse e negozi emananti certi odori, diciamo, caratteristici, il quartiere cinese, con la sua entrata trionfale, all'interno del quale abbiamo potuto ammirare un villaggio pieno di attività gestite dalla comunità cinese, che in questa città occupa una gran fetta di popolazione. Purtroppo siamo arrivati un po' tardi ed il quartiere era già molto spento. Ecco che andiamo via da Chinatown. Era tutto chiuso, quindi dovete andarci prima delle 6. Esatto, perché qui chiude tutto. Dopo le 6 ci dirigiamo alla parte più importante della giornata, ovvero la birra. Tra le tante realtà artigianali della città, ho scelto Boomtown Brewery, che si presenta con un bel silos all'esterno ed una parete ricoperta di graffiti. Una piccola oasi nel deserto, visto che il quartiere è isolato e ci sono solo capannoni industriali. All'interno abbiamo trovato un proiettore con le news della città, tavoli da ping pong, da biliardo e persone che trascorrevano il tempo in compagnia di amici e di una buona birra. Perché qui la scelta è molto ampia, con 20 tipi di birra alla spina, anche se devo dire non proprio economiche rispetto all'Italia, visto che una pinta parte da ben $12. Ma questo non ha fermato la mia voglia di luppolo americano e abbiamo ordinato quello che rappresenta il formato più piccolo. Eccoci qua nel pub a fare veri americani. Io ho preso una West Coast IPA, tanto per rimanere in stile California. Lei è una Goose. Salatina. La mia IPA era veramente profumata, non a caso porta il nome di Nose Job, e non eccessivamente amara. La Goose, un po' più estrema, con un grado di acidità un po' più alto da quello che mi aspettavo, ma interessante, anche per l'inserimento di cactus al suo interno. Oltre che a tanto merchandising, la bella notizia per chi non beve birra è che può trovare una spina aperta al pubblico che eroga acqua fresca gratuitamente. Comunque è andata a finire così. Tocca bere tutto a me. Il giorno seguente, in una giornata piena di sole, tra le bellissime palme tipiche della zona, ci siamo diretti al quartiere più lussuoso della città, la famosa Beverly Hills, dove, di fronte a questa fontana, immersa nel verde tra ninfee ed anatre che nuotano al suo interno, è buona usanza fermarsi per scattare una foto ricordo. All'incrocio fra la Beverly e la Santa Monica comincia il Triangolo d'Oro, strada più nota come Rodeo Drive, ovvero la via dove si trovano le più lussuose boutique della città. Anche senza dover acquistare niente, visto soprattutto i prezzi folli, si resta colpiti comunque dall'effetto cinema, quando i protagonisti di film entrano nelle boutique ed escono con borse e sacchetti, proseguono per un cocktail durante il quale sfoggiano i preziosi acquisti e poi rientrano nella suite di un hotel a 5 stelle o più. Tuttavia, in fin dei conti, noi siamo anche contenti a limitarci a dare un'occhiata. In fondo siamo solo visitatori curiosi di conoscere un altro angolo d'America. E tornando a parlare di film ed hotel, questo è il famoso albergo dove è stato girato Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere. Wow! Insomma, se siete a caccia di VIP, questo è il punto giusto dove poter trovare stars internazionali a passeggio per scattarci un selfie. Cosa che ovviamente a noi non è capitata, ma ci siamo accontentati di questa bellissima Ferrari parcheggiata. In direzione della prossima meta abbiamo trovato una divertente statua interamente in alluminio riciclato e l'hotel Hilton, dove purtroppo nel 2012 è stato rinvenuto il corpo di Whitney Houston senza vita. E per finire siamo arrivati al molo di Santa Monica, un pontile pieno di attrazioni dove proprio su di esso giunge il capolinea della storica Route 66. La spiaggia è veramente grande ed anche se non era nostra intenzione fare un bagno, visto l'acqua gelida dell'oceano, siamo scesi ad ammirare da vicino il tipico casotto del bagnino come in Baywatch. Il suono del vento, il garrito dei gabbiani e l'infrangersi delle onde dell'oceano Pacifico creano l'atmosfera perfetta per rilassarsi e godersi una giornata sulla spiaggia, evadendo così dai rumori della città. Abbiamo poi percorso il pontile fino alla sua cima, dove abbiamo trovato anche un'auto della polizia a pattugliare. Ma la mia attenzione ovviamente è ricaduta sul parco giochi presente su di esso, il Pacific Park. Tra carrozze roteanti, una ruota panoramica e tante altre giostre, non ho saputo resistere al fare una corsa sull'ottovolante situato proprio sul bordo del pontile, una location davvero magica alla quale, da amante di Luna Park, con un'occasione unica come questa non ho potuto dir di no. Yeah,
Poi, detto sinceramente, la corsa non era proprio così adrenalinica, ma la vista della costa e dell'oceano ripagava appieno il biglietto di $10. Oltretutto, ci hanno pure regalato una seconda corsa. Ci dica le sue impressioni! Aspettava, solo per il panorama va fatto. Poi la giostra, insomma, non è molto adrenalinica, però bellissimo. Perfetto, grazie. Ciao! Da TikToker in cerca di fare views sui social network con balli acrobatici ed artisti da strada robotici, ci prepariamo per raggiungere la nuova destinazione della giornata. Ma prima di andarcene, abbiamo assistito all'intervento della polizia con i suoi mezzi 4x4 anche sopra la spiaggia. E con questo bello scorcio che tra la foschia della lontananza lascia intravedere la costa di Malibu, ci avviamo in un luogo che rappresenta più uno stato d'animo che una meta, ovvero Venice Beach. Sin dal primo passo che si compie in questo posto, sembra proprio di essere all'interno di un film, dove ogni individuo ne è il protagonista. Qui potrete trovare un sacco di negozi di souvenir ed oggetti dalle fantasie più estreme, senza però risultare una location troppo turistica, anzi, direi molto giovanile e dove traspira aria di libertà. Tra le altissime palme, i verdi prati e le spiagge con graffiti che ricoprono ogni superficie, si possono ammirare le spericolate imprese di skater che si dilettano con acrobazie di ogni genere, tanto da creare una folla di persone ad ammirarli affascinati. Venice Beach è un luogo dove lo sport regna sovrano, infatti è possibile trovare campi da basket, murales di leggende del calcio ed anche una palestra sulla spiaggia, ma non una qualunque. Proprio qui Arnold Schwarzenegger si allenava insieme ad altre leggende del bodybuilding, dove infatti sui bordi sono riportati tutti i campioni del prestigioso concorso Mister Olympia. Proseguendo per la via ci sono anche campi da tennis e per terminare un murales dedicato ai più grandi scienziati della storia. Ma il motivo per cui questa spiaggia è così chiamata sono i canali. Ovviamente non belli come quelli della nostra Venezia, tuttavia a differenza della spiaggia sono una zona molto tranquilla e serena con tanti piccoli ponti che ne permettono l'attraversamento per una passeggiata davvero rilassante. Percorrendoli abbiamo notato bellissime case moderne con grandi vetrate, giardini curati, pieni di fiori e piante ed una cosa in comune a tutte, il barbecue. Un piccolo paradiso terrestre dove anche volatili come queste anatre vivono indisturbate. Una volta arrivati in fondo alla nostra passeggiata sui canali, si è fatta ora di cena, così ci siamo diretti in un'altra parte della costa, Marina del Rey, un porto molto curato dove abbiamo trascorso la serata all'interno di un ristorante italiano, la Marina. Ed oltre che alla vista del faro, abbiamo avuto compagnia di un bellissimo leone marino che se la dormiva sulla banchina del molo e lo ha fatto per tutta la durata della nostra cena. D'altronde si sa, la sera leoni, la mattina co... Beh, al mattino seguente il nostro viaggio è proseguito per i parchi del Far West, passando prima davanti a famose aziende americane come Los Angeles Time, l'aeronautica Boeing, fino ad ammirare edifici singolari come questo e le due società di Elon Musk, SpaceX e Tesla, lasciando alle nostre spalle la splendida Los Angeles. Ma prima di proseguire, nel prossimo episodio torneremo indietro a Los Angeles sul red carpet per una giornata agli Universal Studios.